Allora, rieccoci, ben ritrovati. L'Inter non si ferma più, vede il titolo d'inverno, lo vede nel senso che già domani potrebbe teoricamente conquistarlo se il Milan non dovesse battere il Napoli. Non so onestamente col pareggio, se Milan e Napoli pareggiano no, bisogna fare la differenza, c'è la differenza reti, sì. L'Inter è favorita, però non è matematico. Non è matematico. Comunque, insomma, un Inter che ieri ha vinto l'ennesima partita, la quinta di fila, se non sbaglio, senza prendere gol. Sì, quindi la sesta e quinta senza prendere sesta gol. Sesta vittoria di fila e la quinta senza prendere gol. E molti hanno chiesto a Simone Inzaghi il perché di questa svolta, se vogliamo. Un Inter che fino alla fine di ottobre aveva avuto tante battute a vuoto, non era convincente al 100%. Addirittura, se vi ricordate, quando ci fu il derby, l'Inter, se l'avesse perso, sarebbe andata a 10 punti anche dal Napoli, Milan. Anche col Napoli. E anche dal Napoli, ovviamente. E ora invece cos'è successo? Sentiamo Inzaghi. Io penso che la squadra non si è abbattuta. Non si è abbattuta perché, secondo me, abbiamo giocato un ottimo calcio fin dall'inizio. Poi, chiaramente, complice anche la Champions, abbiamo perso qualche punto, abbiamo pareggiato qualche partita di troppo, però abbiamo continuato a lavorare nel modo giusto, sapendo che avevamo due squadre davanti che in quel momento stavano tenendo un ritmo che mai nessuno aveva tenuto, quindi sapevamo che qualche punto avrebbero potuto perderlo, non ci siamo persi d'animo e abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Stiamo giocando un ottimo calcio, stiamo ottenendo risultati molto molto soddisfacenti con l'obiettivo centrato degli ottavi di finale di Champions, che non era assolutamente scontato, e dobbiamo continuare così sapendo che il percorso è lungo e le insidie saranno tante. Michele. Ragazzi, l'Inter è un'evoluzione di quella dell'anno scorso e quest'estate era difficile immaginarlo in questo modo. Cioè, tanti adesso vogliono fare per forza la contrapposizione. Per me non è contrapposizione, è un proseguimento. Cioè, come è stato definito adesso l'architetto? No, è un proseguimento che tu però stai facendo, no, ma un'evoluzione senza Lukaku, senza Kimi, sì, e sì, senza Conte, però quindi, non è Eriksen. Non è casuale, perché allora quelli che sono stati sostituiti sono usciti giocatori più di potenza alla Lukaku o di grande velocità come Hakimi, e sono entrati giocatori. Io non conto in questo momento Eriksen, perché Eriksen è arrivato a febbraio a essere titolare. Di questi tempi non era titolare Eriksen, giocava Gagliardini o Vidal, che l'anno scorso aveva anche problemi fisici. Sono entrati Dzeko, che non è una punta alla Lukaku, è un regista offensivo. Sono entrati Çalhanoğlu, che sta facendo benissimo, Di Marco, che è un altro che diciamo tocca il pallone bene. L'anno scorso c'era Young, che era più un giocatore diverso e parabola discendente a livello anche fisico. Quindi poi Inzaghi per Conte, la filosofia è diversa, l'hanno sottolineato adesso sia Barella che Bastoni, non lo sto inventando io, cioè c'è maggior libertà dalla cintola in su nell'attaccare, cioè si attacca in più uomini, mentre Conte ti dava lo spartito e tu lo dovevi seguire in ogni metro quadro del campo, quindi tutti i movimenti codificati. Adesso c'è anche un po' più la possibilità di far valere l'estro nella fase offensiva. Ti prendi qualche rischio in più, è vero, però la squadra rispetto all'anno scorso ha una consapevolezza diversa. Cioè, l'anno scorso l'Inter non aveva vinto niente da 10 anni, adesso invece entrano in campo che sono sicuri, è diverso, cioè proprio anche quelli che già c'erano prima. Quindi la base, l'edificio creato da Conte, in più adesso questa evoluzione del gioco che è più qualitativo, più di fraseggio nell'attaccare. E adesso si è messo a posto anche la fase difensiva, perché 7 partite nelle ultime 9 senza prendere gol, cioè sono tantissime. Poi sugli infortuni, evidentemente, dal lato fisico stanno lavorando bene, un po' perché fortuna, ne ha avuti pochi, un comunque, po' fortuna, però un po' deve essere anche il lavoro che è stato fatto sia quest'anno che l'anno scorso. E quindi quando cambia i giocatori nel secondo tempo entrano giocatori che sono comunque, che non ti fanno scendere il livello. Gli altri stanno avendo problemi fisici clamorosi, a partire da Milan e Napoli soprattutto. Luca? Sì, io non sono medico, quindi non sono fisioterapista, non sono preparatore atletico, non sono agronomo, non so se è un problema di campi di Milanello, come dice Ibrahimovic. Lavorare bene in Serie A credo che lo facciano tutti, però se tu sommi il polso del portiere, il gomito dell'ala sinistra, il Covid di 3 a settembre, 3 col Covid, il ginocchio di Kier, l'anca di uno, il tendine di un altro che fa un colpo di tacco, qui non è che mi sembra che sia
problemi di staff, c'è sicuramente una buona sorte da una parte e una cattiva sorte dall'altra. Poi sicuramente ci sono anche degli altri fattori che incidono, e su questo non c'è dubbio. Io credo che in questo momento, è chiaro, ci sono dei numeri pazzeschi, non senza dimenticare che stiamo parlando di recente di Genoa, Salernitana e Cagliari e Spezia, non mi ricordo le squadre travolte. Però la speranza di Inter e Napoli, del Milan e Napoli, io continuo, ma poi magari i fatti mi spinteranno a non considerare l'Atalanta in lotta per lo scudetto, sono che un giorno forse l'area girerà e quindi la rosa al completo ce l'avranno anche loro, o magari non gli mancheranno costantemente 5 giocatori, praticamente tutti titolari, senza augurare che ne manchino uno o due alla capolista, per carità. E poi che se poi vado a vedere gli scontri diretti, con l'Atalanta l'Inter fa 1-1, con la Juve fa 1-1, col Milan fa 1-1, perde con la Lazio. In questo ciclo la partita più importante, a parte ovviamente quella con Napoli che è stata la prima, è stata con Real Madrid e l'hai persa. Negli scontri diretti c'è ancora qualche cosa da registrare. Dopodiché che Inzaghi facesse giocare un po' ha una filosofia di calcio completamente diversa da Conte. Lui ha nella testa e nelle corde quella di far giocare a pallone la squadra, di farla giocare al calcio, e quindi si è adattato, per assurdo, forse addirittura arrivando con dei protagonisti meno forti, meno acclarati. Dumfries per 2 mesi è stato un oggetto misterioso, poi è partito. Sta facendo con Salernitana, Spezia, Genoa e Cagliari, il Maradona del Bosforo. Roma, sì. Il Maradona del Bosforo, no, è in quelle partite che dà il meglio di se stesso. E qui ci sono delle cose che stanno funzionando e che stanno girando bene, non c'erano dubbi su quello, su quello non c'erano dubbi. Dopodiché, ecco, bisognerebbe vedere come potrebbero andare le cose un po' ad armi pari. E in questo momento, per tutta una serie di motivi, Milan e Napoli le armi pari non ce l'hanno. Io credo che le rimonte di quelle dietro siano difficili, perché man mano che tu recupererai qualche giocatore, il cammino di Milan, Inter e Napoli è un po' accelerato per chi sta inseguendo. È difficile che, cioè, ogni tanto rallenta uno, ogni tanto rallenta l'altra, ma un terzetto che pedala. E questo, per questo mi sembra un po' complicato rientrare in questo gruppo. È l'Atalanta lo spartiacque della Champions in questo momento, e credo che lo sarà fino alla fine. Poi vediamo, insomma, torneranno le coppe, torneranno gli impegni serrati. E infatti, a proposito delle coppe, ti faccio l'esempio, scusa, di Dzeko e Giroud. Dzeko negli ultimi 2 o 3 anni a Roma aveva ogni 3x2 qualche problemuccio, stava fermo. È arrivato all'Inter, è stato addio. Giroud negli ultimi 6 anni aveva avuto 3 raffreddori, il Covid, il mal di schiena. Però Giroud faceva la panchina al Chelsea, Dzeko era titolarissimo. No, ha vinto un mondiale anche. Al mondiale, però dico durante l'anno. Sì, durante l'anno giocava al suo, faceva i gol. Era la terza, quarta però punta. Aveva comunque 33-34 anni, è un dato di fatto che non aveva niente. Non aveva mai perché niente. Era sempre sul mercato. Il Covid, anche se uno va in panchina, lo poteva prendere, COVID, sì. L'ha preso ad agosto. Quando era dico, però perché stava andando via Giroud per 3 sessioni? Non lo so perché, perché non giocava. Anche Dzeko stava andando via. Ma era di capitano titolare. Ma non sto discutendo quello, sto dicendo che uno sanissimo è arrivato al Milan a settembre, ha preso il Covid, punto. Poi che giocasse, no, ma infatti io non dicevo il Covid, io dico i problemi fisici. No, io invece stavo parlando di quelli, stavo parlando dei problemi fisici. Ha avuto il Covid, non sono medico, ma vedo che gli atleti professionisti dopo il Covid hanno dei tempi, sì, di, certo, recupero molto lunghi. Assolutamente. Brahim Diaz e Hernandez è un mese che si vede che fanno fatica. Non sono quelli di prima. Francesco, prima ti ho sentito dire durante Bologna-Juve, forse stavi provocando riso o forse no, sì, però ti ho sentito dire l'Inter l'ha già vinto questo scudetto, sì. lo confermi? Ma ovviamente è una provocazione, ma fondata, nel senso che io trovo in quello che è stato detto adesso una sacrosanta verità. Sono 2 anni che Napoli, Milan e Juventus su tutte, tra Covid, infortuni gravi e seri di titolari, sono falcidiate. L'anno scorso mi ricordo, prima di partire per 3 mesi, che De Ligt è rimasto fuori fino a novembre, c'era Chiellini fuori per 2, a un certo punto non ci fu neanche Bonucci, Demiral non stava bene, cioè il Napoli ha giocato fino a dicembre senza Osimhen e non solo, quest'anno a rotazione hanno tutti fuori qualcuno di importante e sono purtroppo 2 anni di calcio questi, anzi io metto anche il terzo, metto anche quello di Sarri, perché anche il campionato vinto dalla Juve di Sarri
dallo stop alla ripresa qualcosa è stato cambiato nella storia del calcio, nel senso che da lì in poi si parla di un calcio diverso, perché oltre agli infortuni normali c'è il recupero, che non è uguale. Dybala ha avuto 54 giorni di Covid e ancora oggi ogni 2x3 è fermo per qualcosa. Ci sono degli esempi concreti in questo senso, di giocatori che non si sono mai più ripresi, ma anche a livello polmonare. Cioè, robe che noi non vediamo e non sappiamo, perché se uno ha un problema respiratorio o polmonare non è che non lo sappiamo. Lo sa la dirigenza. Anche perché lo sa i giocatori dell'Inter hanno avuto il Covid. No, una quindicina. No, non sto dicendo di no, però se tu vai a guardare quello che lui dice è che in questi 2 anni il numero degli infortunati e dei giocatori è clamoroso, è stato altissimo, quindi qualcosa in tutta Europa è di surreale. C'è, detto questo, per me l'Inter è la squadra più attrezzata per rosa, per voglia. Ma per voglia perché? Perché tu hai un allenatore come Inzaghi che è sempre stato dichiarato anche dal sottoscritto come uno che ha sempre vincicchiato alla Lazio le Supercoppe, le Coppa Italia, che non riuscivano a prendersi le altre insieme al Napoli, no? Sì. È un allenatore che probabilmente vuol far vedere che vale anche qualcosa di più, tipo uno scudetto, che poi sono quelle cose che contano veramente. Quarto gol dell'ultimo. Fatto un gol d'Eulofeu stupendo, adesso veramente sta finendo tanto a poco, e tra l'altro il Cagliari è anche in 10 perché è stato espulso Marin pochi minuti fa. Gol bellissimo di Deulofeo, destro a giro, un po' alla Del Piero, no? Il gol alla Del Piero è... Te lo dico, aspetta, lo guardo. Adesso lo dico. Ecco, guardalo e dimmi se dico bene. Certo che nessuno lo va a disturbare, lui però guarda. Beh, un po' sì. Un pochino. Calcia in modo diverso, ma la palla va esattamente lì. E per il Cagliari. Vi do un hashtag. Volete scommettere stasera? Scommettete su Mazzarri esonerato. Sì. Eppure ci diceva anche Brambati che Mazzarri ha un contratto di 2 anni, ha una cifra anche importante. Hai appena esonerato Semplici, ora mandi via anche Mazzarri. Io me la giocherei oggi. La dico così. Sì, credo che 0-4 in casa con l'Udinese qualcosa debba succedere. Marcello, sull'Inter invece? Io anche lo dico che secondo me è la favorita numero uno a rivincere questo scudetto, perché sarà la rosa più forte. Però è anche vero, mi sembra l'abbia detto Luca prima, cioè sta tritando in questo momento tutte squadre molto deboli. Sì, però c'è una cosa, è verissimo che sta tritando, però la questione di cui parlava Francesco prima è una variabile importante. L'Inter ha fame, l'Inter non si ferma, vince 1-0, fa il 2, fa il 3, quindi, cioè, ci sono delle partite, insegna l'Empoli vince a Napoli, il Milan pareggia fatica a Udine, la Juventus ha perso punti importanti, la Roma... L'Inter non dà spazio a equilibrismi quando affronta squadre come il Venezia, come il Genoa, non vuole rogne, non le vuole di nessun tipo. Il Napoli a Salerno ha vinto 1-0 striminzito ed era il Napoli al completo e la Salernitana ha avuto 2 volte l'occasione per pareggiare. Il Milan e il Napoli dal punto di vista della cattiveria, dell'intensità, del non fermarsi contro le piccole squadre sono diverse dall'Inter. Infatti la differenza in questo momento in classifica la fanno quelle partite, non gli scontri diretti. Ma il fatto di avere fame è una virtù. L'Inter segna uno. Il Milan con la Salernitana poteva farne 7. Su 2-0 fermo. Poi la Salernitana non arrivava mai, ma è finita 2-0. Il Napoli uguale. Napoli vince 1-0, 2-0, poi sta lì. L'Inter non si ferma. No, va avanti. E questo è sicuramente un prolungamento della mentalità di una squadra che uno scudetto lo ha già vinto. Ed è anche evidentemente una mentalità che l'allenatore continua a dare. Perché anche quando sta perdendo non si ferma. Quando sta perdendo a Madrid, quando sta perdendo con a Firenze, a Verona, con Sassuolo, tutte rimonte queste. Come si chiama? Va bene, insomma, quando è in svantaggio non si ferma, poi magari non riesce a pareggiare, però va avanti a giocare e ce la mettono tutta quanta. Questo è un elemento che fa come la differenza, soprattutto in questo genere di partite. Tu le vinci 5-0, 4-0, 4-0, sono squadre, onestamente, io ho visto di recente la Salernitana, il Genoa, sono squadre che non sono in Serie A per sbaglio. Però le altre vincono 1-0, 2-0. Tu 5-0. Ma sì, perché il fuoco è diventato alla partita di Udine, la sbaglia per quella roba lì. Sì. Vai a casa di una squadra che ha vinto una partita nelle ultime 13.
Sei il Milan, assenti, non assenti, cioè l'atteggiamento è quello lì. Sbagli il centrale, benissimo, metti nell'intervallo Tonale che sì, mica è cambiato molto. No. La cattiveria e la fame, quelle sono le mani. No, Michele, perdonami, un minuto di pubblicità, sì, riparto con te. No, riparto solo dire che a Roma ha fatto un primo tempo che non si vedeva da 10 anni. No, senza dubbio, Inter. Riparto da te e parliamo ancora dell'Inter. Rieccoci, ben ritrovati. Si discuteva anche sul discorso calendario, perché Inzaghi ieri si è lamentato, no? Sapete, quest'anno calendario asimmetrico, quindi ci dobbiamo abituare. Adesso inizia il girone di ritorno, ma non c'è lo stesso ordine di partite dell'andata. Però capitano delle settimane incredibili. Adesso non voglio dire per forza l'Inter, per esempio la Juventus ricomincia con il Napoli, la Roma e la Supercoppa in 6 giorni. Poi se dici, fai questo discorso a Marcello, no, il calendario non gli è mai andato bene. No, ma infatti sto dando... Io sono carico come una bestia. No, ma gli sto dando ragione. Che riparto così, cioè, non voglio neanche andare in vacanza. Tu hai Napoli e Roma, ti giochi già la Supercoppa, la terza. Guarda, la terza è la più bella, tra l'altro, capito? È casa loro. E l'Inter c'è. A casa loro si fa. E l'Inter c'è. Pechino, Roma, la Juve si fa in Italia. Vabbè, mai giocata a Torino, tranne la prima con la Lazio. Ma non è biglietteria e tutto, è campo, come se fosse campo nero. No, ma lo so benissimo. Io, a parte che ho sempre sperato che ci fosse questa roba. Poi San Siro è anche bello come già la Supercoppa italiana, farla fuori dall'Italia è un'assurdità. Farla a dicembre o a gennaio è ancora di più un'assurdità, perché è quello che conclude il campionato prima. Vabbè, l'Arabia aveva ancora l'opzione per prenderla, però l'ha fatta scadere. Poi la Meno male, ma meno male. Perché si rischiava, si doveva giocare il 22, sarebbe stata rimandata per Inter e Juventus sull'ultimo turno, che era quello di mercoledì. Che ma noi a San Siro tanto perdiamo. L'Inter, per esempio, dopo la Supercoppa avrà l'Atalanta, però secondo me peggio ancora della Lazio. Lazio Supercoppa Atalanta sarà all'inizio di febbraio, perché c'è la partenza dei nazionali sudamericani, l'Inter c'ha gli attaccanti 3 su 4, e poi quando si ritorna a Milan, se passa il turno di Coppa Italia, la Roma di Mourinho che torna a San Siro in settimana, il Napoli nel weekend e il Liverpool. Quindi hai capito, Luca, il derby si giocherà con i sudamericani dell'Inter che arrivano poche ore prima. Il Milan non ha gli africani come il Napoli. Il Milan e Napoli hanno la Coppa d'Africa. Febbraio, la Juventus, l'Inter, la Roma, Napoli, il calendario vale per tutti. Io mi ricordo sempre Mourinho, soprattutto durante il periodo del lockdown e della ripresa del campionato, dove era ripreso prima in Inghilterra. Del calendario rispose: noi sappiamo che dobbiamo incontrare 18 volte, due volte le stesse squadre, una volta a casa nostra, una volta in trasferta. Quando le incontriamo non è importante, dobbiamo incontrarle tutte. No, ma quindi infatti può capitare che trovi l'Udinese che non vinceva da 13 giornate, ha cambiato allenatore, di colpo è diventata il Bayern. Invece vai a Firenze dopo la Fiorentina, invece in quel momento il calendario è il calendario. Fortuna, prima quando li affronti. Però quello che voglio dire è che se l'Inter alla sesta di ritorno sarà, se dovesse essere mai prima... Cioè si dirà, tutti diremo, il peggio è alle spalle a livello di impegni. Sì, assolutamente, poi a quel punto hai 3 mesi davanti. Per chiudere, perché stiamo parlando molto di calendari infortunati. Poi c'è il Bari di Masinga, il Bologna di Parma, che si a vincere a Milano, certo. No, io ripeto, voglio sottolineare il fatto che anche quando tu affronti le piccole, se non hai... quel tipo di identità e quel tipo di gioco. Sì. Cioè, gli interisti in questi giorni ci scrivono tutti, anche su Inter Fan TV, tutti, ma non vedevamo giocare così la squadra da anni. Cioè, l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto 91 punti, ma l'Inter sta giocando in un modo diverso e molto più convincente a livello di azione, di proposta di gioco. No, però, per esempio, a Madrid, l'Inter è andata a Barcellona, a Madrid in questi anni e non superava l'anno scorso un pochino, sì, ma in casa lezione di calcio, col Barcellona lezione di calcio. Quest'anno le perse tutte e due, però si è vista una differenza abissale. All'andata Courtois migliore in campo, al ritorno il primo tempo il Real Madrid faceva catenacce e contropiede, ma preparata così, perché Ancelotti temeva l'Inter. Io in questa cosa qua rivedo un po' delle analogie sul cambio Conte Allegri, anche se lì ci furono 3 anni di scudetti di Conte, quindi Allegri arrivò quando Conte supponeva che quel ciclo fosse già finito, e quindi non dopo un anno di vittorie. Però la spensieratezza, la consapevolezza di alcuni giocatori cominciare a fare un po' di più quello che sanno di poter fare senza essere legati agli schemi. Si divertono di più. Esatto, cioè, quindi è giocare veramente a pallone. E visto che la qualità nell'Inter c'è, perché Perisic, Çalhanoğlu se gira, Dzeko che è un giocatore che rimpiango da 2 anni perché la Juve l'ha perso per 2 anni di fila, Brozovic, Barella che è un'ira di Dio, Bastoni che comunque un giovane... Cioè, ma tutti. Stiamo parlando di una squadra che ha trovato consapevolezza e voglia. Però, ripeto, però... Occhio, perché poi quando hai alla guida di una squadra del genere un allenatore che non ha mai vissuto il momento quello topico poi del campionato, dove devi andare a chiudere
i punti scomodi, le partite quelle sporche, cioè da marzo in poi le partite pesano quattro volte. Nessuno, tanto Francesco, nessuno, né Pioli né Spalletti ha vinto il campionato, né Gasperini, c'è nessuno dei primi qua. Esatto, perché dico questo? Perché un mese fa, non io, né voi qua, ma anche gli interisti, spesso e volentieri recitavano lo stesso pensiero. Rimpiangevano Conte. Con Conte ci sarebbe un'altra ferocia, con Conte le partite non le lasciate, queste qua sono tutte partite che rimangono comunque aperte fino al 94esimo, l'Inter è vero che gioca bene, ma vedi sempre la possibilità di segnare a parte degli altri. In realtà sta diventando adesso una macchina praticamente perfetta in campionato. Meglio adesso che dopo. Se qualificata posso lasciare in Champions, le speranze ad altri. L'anno scorso è arrivata quarta nel giro di dicembre. Fammi sentire Marcello. Marcello. Perfetta, no, perfetta, pratica adesso sto dicendo. Perfetta, perché adesso... No, sai perché? Marcello, perché in questo momento è al top della condizione, con meno infortunati rispetto agli altri, e sta avendo un calendario più facile. Ma l'Inter adesso, con Salernitana, Cagliari e Spezia, fa 4 ore a partita. Certo. È normale. Prima parlava a Michele, tirava fuori il Real Madrid, era contento. Oh, Michele, ma svegliati un attimo. Ah, sono svegliissimo. Con l'Inter hai perso, andata e ritorno. Sì. Avrei anche fatto due buone partite, ma hai perso, andata e ritorno. E sei qualificato secondo in Marcello, dopo 10 anni. Si è arrivato secondo in un girone. Ma non è ridicolo. Ma ragazzi, bisogna vedere da dove si arriva. Da dove si arriva. L'Inter arriva da l'anno scorso, è arrivata quarta. L'Inter è una buonissima squadra, ha un'ottima rosa, è sicuramente quella che è molto più quotata delle altre a vincere questo scudetto, per carità, tutto quello che abbiamo detto è giusto, però guardiamo anche la realtà. Siccome ci avete fatto una capa tanta noi della Juve, sì, quando andavamo in, vincevamo 9 scudetti di fila e perdevi la finale di Champions, ascolta, 9 scudetti di fila, poi andavamo in Europa, ma l'Europa è un'altra cosa. Ci andate voi, siete fantastici. Con Real Madrid hai perso. Non ti sto dicendo. Vogliamo ancora dire che il campionato italiano è il distante dal campionato, dalla Premier, soprattutto dalle prime tre della Premier, dal Bayern Monaco, dal Paris Saint Germain e dal Real Madrid? È sotto gli occhi di tutti. Però è una cosa che tu, Marcello, vinci 4 campionati consecutivi quando la Juve fa la finale col Barcellona, veniva da 4 campionati consecutivi vinti. L'Inter adesso è al secondo tentativo dopo uno scudetto dopo 10 anni, una qualificazione agli ottavi di Champions dopo 10 anni, ha perso 3 perni della squadra più l'allenatore. C'erano 1000 punti interrogativi, parti 6-7 alla 12ª giornata, adesso è un'escalation che sta battendo tutti i record, partite in casa vinte, gol fatti, tu mi dici a Madrid, ma una cosa alla volta, se vai a Madrid e stravinci vuol dire che sei pronto per vincere la Champions, l'Inter non è una squadra da vincere la Champions. L'hai presa l'andata e l'ha presa al ritorno. Sì, quindi, ma all'andata l'hai vista la partita. Cioè, Courtois migliore in campo, ti importa 5-2 al 90esimo, fanno una bella azione, segnano, va bene. Fame, siete più bravi degli altri a chiudere le partite con le squadre facili. Ma sono squadre facili. Io volevo vedere. Ma come facili? Il campionato italiano. Ma è una versione. Ma perché non ho capito quando ha vinto con il Napoli non ha fatto una partita. Stato proprio con Real Madrid ieri sera. Ma dai, ma ha fatto un parziale. Sono 16 gol fatti nelle ultime partite senza subirne. Ma è normale. 16 gol fatti, ma con la Spezia e con Venezia. Ma non è vero, con Napoli ha vinto 3-2. Cioè, il ciclo è partito proprio, lo dicevi tu. Sei campione d'Italia, Ma campione d'Italia, ma hai perso l'attaccante che era il gioco dell'Inter, era fondato su Lukaku. Porca miseria, con la ha vinto anche la Juve. Ma sì, ma mica stiamo parlando qua dell'Inter in ottica scudetto perché ha battuto la Salernitana. Mourinho ha vinto 4-0 quest'anno a Salerno con la Roma. Mica abbiamo detto la Roma vince lo scudetto, lo stiamo dicendo per l'Inter perché ha una consapevolezza. La macchina perfetta. Allora, noi non abbiamo parlato dei giallo. Allora, Skriniar dei Vrei Bastoni, questo è il terzo anno che stanno dimostrando di essere comunque, cioè, al di là dei gol subiti, la miglior difesa in Italia. Il centrocampo. Derby col Milan. Avete giocato un derby col Milan. Non mi pare che avete tritato il Milan. Finito 1-1 vuol dire che non l'ha tritato, però ha sbagliato un rigore e nel secondo tempo ha messo il Milan lì.
negli ultimi 10 minuti il Milan ha preso il palo e poteva segnare pure il 2-1 il Milan, certo. Comunque chiaramente che vince 7-0 tutte le partite. Due visioni opposte sul momento dell'Inter. No, lui vuole sminuire le vittorie. Aspetta, io non ho detto che l'Inter è una macchina perfetta, perché in questo momento qui è una macchina perfetta per la Serie A, per la qualità della rosa che ha. Ora come ora, perché anche il livello fisico è altissimo. Ragazzi, nel 99 l'Inter ha avuto Ronaldo e Vieri, che erano tra gli attaccanti più forti del mondo, e non ci sono stati mai insieme, e non mi ricordo che si diceva: "Ah, l'Inter non vince lo scudetto perché ha gli infortuni". Adesso sembra che stiamo, diciamo, circoscrivendo il percorso di quest'anno. Beh, io mi ricordo che se ne parlava degli infortuni. Sì, ma non allora. Che dice no, non vince perché non i locali di Milano come erano pieni. Comunque domani c'è Milan-Napoli e questo può essere anche un bel assist per l'Inter, che ha già vinto la sua partita e che si siede in poltrona a vedere quello che succede. Simone Inzaghi su Milan-Napoli. Milan-Napoli me la guarderò domani. Sono due ottime squadre che si affronteranno e quindi me la gusterò. Insomma, io devo essere sincero che sugli altri risultati, sulle altre squadre le guardo, perché mi piace tantissimo il calcio, ma pronostici, risultati, guardo sempre in casa mia, che è la cosa migliore. Lui non si è sbilanciato, noi dopo la pubblicità invece cerchiamo di farlo. Entriamo nel vivo di questo Milan-Napoli a tra poco.